Ciao ragazzi, sono il vostro Gabriele May, in arte se si può dire, homeless. Sono qui in struttura oggi, di solito qui si esce alle 2 del pomeriggio, però non mi sento bene. C'ho degli incubi, dell'orrore. Non voglio vedere cose che non voglio vedere o che non posso vedere, ma non è una giornata felice, non mi sembra una giornata felice. Qui c'era il sole, ora inizia a piovere, com'è da così sembra. Volevo dirvi che ho cambiato la prescrizione medica, non prendo più le pasticche, sono andata a farmi la puntura, con la vecchia puntura di Aldol, che sicuramente mi manderà per l'ennesima volta in ibernazione. Io mi auguro di non passare l'estate a dormire, tutti i giorni a dormire, tutta la notte a dormire. Per certi aspetti sarebbe meglio perché magari ne ho bisogno, però non è vita. Al momento sono in struttura, come vi ho detto, dovevo uscire alle 2, invece mi fanno restare perché non sto bene, mi sento leggermente depresso. C'è chi mi ha suggerito di farmi qualche viaggio, io sono stanco di viaggiare da solo e non voglio avere mancamenti amorosi perché ultimamente mi sono infatuato di una ragazza, non vi dico chi. No, non ve lo dico che non ve lo dico. Non voglio soffrire per lei. Se la storia è già finita, io mi auguro di uscirne il prima possibile, per certi aspetti, senza dolori, senza cose strane, senza mal di cuore, mal d'amore. Ci sono tante ragazze che mi piacciono, che per certi aspetti potrei avere delle chance. Ora poi col capello rasato sono più carino forse. Però, vivono in un mondo differente, vivono in un'altra dimensione, un altro universo, si può dire. Quindi poi hanno le loro problematiche da risolvere. Niente, dai. Io vi dico, cerco di riprendermi, ma non voglio andare in depressione, non voglio. Non si può vivere. Vivere così è proprio vegetare. Vegetare aspettando la morte. Scusate. Vegetare aspettando la morte. Come vi ho detto, ho ripreso con l'Aldol, vediamo un po' che effetto mi farà. Di solito i primi mesi dovrei stare tranquillo, nel senso fa effetto, ma per mandarmi in depressione, comunque a dormire giorno e notte, ci dovrebbe passare del tempo. Vabbè, chiudo questo video. Fatemi coraggio per certi aspetti e per altri aspetti cercate di darmi quello che pensate sia meglio per voi.